È attesa per il mese di novembre la decisione del giudice sulla causa di lavoro avviata dalla Filcams CGIL della provincia dell'Aquila a proposito delle cinque dipendenti che erano preposte alla pulizia del Tribunale di Sulmona, rimaste a marzo 2017 senza contratto. Con il verbale di mancato accordo in prefettura dell'Aquila, il sindacato ha intrapreso la strada legale e già dal prossimo mese potrebbe arrivare la decisione del giudice. È stato fatto tutto quello che doveva essere fatto, adesso manca solamente il giudizio da parte del giudice e quindi siamo fiduciosi che per novembre qualcosa si possa sapere, insomma. Diversa la situazione per gli 11 lavoratori del servizio pulizia a Palazzo San Francesco e degli spazi di proprietà del comune che restano senza metà della quattordicesima e gli stipendi di agosto e settembre. L'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Sinibaldi ha aperto uno spiraglio per il pagamento parziale delle fatture arretrate che ammontano a circa 11.000 euro, la parte che gli uffici di Palazzo San Francesco non hanno voluto corrispondere perché ritengono la cooperativa inadempiente. Per 4 degli 11 lavoratori la CISL andrà in tribunale mentre la CGIL passerà ai decreti ingiuntivi e la causa lavoro. Ovviamente abbiamo passato la pratica al nostro ufficio legale, in questo caso l'avvocato Paolo Calore, che sta seguendo la pratica, il quale chiedere il pagamento direttamente al comune con l'autorizzazione del giudice. Quindi abbiamo già i titoli esecutivi per procedere, quindi non ci sarà neanche opposizione da parte dell'azienda, perché. Al mancato pagamento degli stipendi si aggiunge la riduzione delle ore con i lavoratori che sono disperati. 8 di loro prestano servizio per 13 ore, una lavoratrice per 9 ore e due per 8 ore e mezzo. Qualche mese fa le ore lavorative oscillavano da 24 a 17.